In piazza San Paolo e Rio de Janeiro con striscioni e slogan contro il razzismo. Migliaia di brasiliani hanno marciato per le vie delle due metropoli per dire stop alla violenza contro le persone di colore. Il corteo è stato indetto dopo il raid della polizia la scorsa settimana in una favela di Rio che si era risolto in un bagno di sangue, 29 le persone che hanno perso la vita negli scontri con gli agenti. Non vogliamo che si ripetano più episodi del genere, dice questa donna. Purtroppo non siamo però persone libere, siamo ancora considerati degli schiavi. Ci uccidono nello stesso modo in cui uccidevano i nostri avi nelle piantagioni di cotone. Stop alle pallottole, urlano. Basta fame, basta Covid, anche i neri vogliono vivere. I quartieri poveri del Brasile sono quelli dove però il virus sta facendo una vera e propria strage. Mancano vaccini, mancano cure. L'amministratore delegato della Pfizer per l'America Latina ha fatto sapere che per mesi non ci sono state risposte alle offerte per vendere le dosi. Una commissione del Senato sta ora indagando sulla gestione da parte del governo della pandemia che ha ucciso più di 420.000 brasiliani. In agosto, no...